È uguale dove ti trovi, in America, in Australia, in Giappone, in Germania, in Spagna, in Francia. A tu, se sei napoletano, a Natale, insalata di rinforzo, la devi fare, la devi mangiare, per tradizione, perché è la fine romana. Vuoi vedere come l'ho fatta? Una cosa semplice, ma fatto con cuore. Primo piano per i cavolfiori. Allora, voglio, questa non è una vera e propria ricetta, ok? Perché non è che vi devo insegnare io a fare questa insalata di rinforzo, perché è un'insalata tipica che si utilizza a fare a Napoli, ma soprattutto anche nel meridione, ed è una composizione, niente di particolare. Allora, in pratica adesso noi ci andiamo a ricavare da questo bel cavolfiore, che poi ce ne abbiamo anche un altro qui, faglielo vedere. Ci andiamo a ricavare praticamente i fiorellini, tanto belli, vedete? Andiamo a dividere, ok? In pezzetti, non tanto grandi, ma neanche tanto piccoli. Una volta che abbiamo spullucato tanto belli questo cavolfiore, allora l'acqua bolle, ci mettiamo giusto un pizzichino di sale, non di più. Meno poche sale ancora, non ci ho buttato, ma anche se è Natale, a Natale voi. Prendete i cavolfiori e caliamoli nell'acqua. Allora, voglio, passati proprio giusto 5 minuti, vieni qua. Fagli vedere un attimino una cosa, io lo prendo con le mani, tanto ho le mani d'amianto. Vedete? Non deve essere proprio, vabbè, d'amianto, ma comunque miscotto, non deve essere proprio stracotto, ok? Deve essere anche un pochettino più croccantino. Andiamolo a scolare. Ecco qua, scolati tanto bello. Voglio, adesso li dobbiamo far raffreddare, perché non si possono condire, è meglio non condire quando sono ancora bollenti. Ma li facciamo raffreddare perché nel frattempo ci andiamo a occupare del resto degli ingredienti. Voglio, ingrediente proprio fondamentale per questa bella insalata di rinforzo napoletana, la papaccella. Lo so, voglio, io ho avuto fortuna, ho avuto la stragrande fortuna di farmela portare direttamente da Napoli. Allora, toglieteci naturalmente i semini all'interno e anche un po' dell'aceto che c'è. Voglio, questi peperoni piccoli sono proprio veramente la fine del mondo. Ma qua o li tagliate a cubetti, o li tagliate a striscioline, tanto bene. Ve li prendete, ve li tagliate e li raccogliamo in una boule. Che sapore hanno queste papaccelle? Naturalmente, ma vi faccio vedere, voglio. Questo ha un sapore un po' piccantino, un po' dolce. Naturalmente, essendo in aceto, c'è anche quell'acidità giusta. Mamma mia. Sto ritornando indietro col tempo alla mia vecchia Napoli. Papacella e ce la siamo tagliata. Ma voglio, prendete un po' di giardiniera. Questa è quella che ho trovato purtroppo qui in Germania. Allora, che c'è? Che ne so, un po' di cipollina, un po' di sedano, un po' di carota, un po' di cetriolo. Tutto quello che vedete di grande, naturalmente lo andiamo leggermente a sminuzzare. Ok? Anche questi, naturalmente, stanno in una conserva con aceto, quindi già prendono anche deve prendere anche un po' questo sapore un po' acetoso che sta insalata di rinforzo. Ma poi dopo è l'insieme degli ingredienti, è l'unione della famiglia che rendono il Natale speciale. E mo andiamo ad aggiungere tutto cose nelle papaccelle. Poi wagyu, voi naturalmente l'insalata di rinforzo ci mettete gli ingredienti che a voi più vi piacciono, l'importante è che sono dei sottaceti, insomma, che vi fanno impazzire. Perché ad esempio quello che mi ricordo nell'insalata di rinforzo di Natale, mi dice Steve Cetriolo, però non fa niente, l'importante è essere felici. Mo' fatto questo, mo' ci dobbiamo andare a prendere il cavolfiore e me lo vado a, insomma, i pezzi più grandi che ho lasciato, me ne vado solamente un pochettino a dividere, perché la grandezza giusta, secondo me, è questa qua. E ci vogliamo mettere tanto bel qua dentro, perché insalata e rinforzo senza un cavolfiore e senza la papaccella, ma che insalata e rinforzo, eh? Voglio, ma ci vado a mettere pure un paio di acciughe sott'olio, anzi, sarebbero ancora più saporite quelle acciughe sotto sale. Questa è la vera tradizione. Io non ce l'ho, però non fa niente. Ci andiamo a mettere anche un paio di queste acciughe. Io adesso me le vado a tagliuzziare perché a me mi piace proprio che poi dopo ognuno prende un pezzetto nella sua porzione. Però le potete anche lasciare intere. Ma raccomando, facete tutto questo cuoco. E mettiamo pure questa all'interno. Olive verdi e olive nere. Buttiamo tutto cosa in.
Ora andiamo a condire tanto bello. Un pizzichino di sale. Un bello giro generoso di olio. Anche se l'aceto è già presente nelle papacelle e nella giardiniera, io ce lo metto lo stesso un pochettino dentro. C'è chi ce lo mette e chi no, io ce lo metto. Poi provate se a voi piace o no, un poco di origano, ma giusto un poco. E mo voglio, come faceva la nonna, che ammischiavo con due cucchiarelle, ammischio pure. Girate tutto e fate insaporire il tutto, voglio. Ecco qua. Allora, mo voglio il mio consiglio adesso, chiudetelo con la carta pellicola, mettetelo nel frigorifero, tanto bene, e lasciatelo insaporire. Questo è meglio che lo fate il giorno prima, così più si insaporisce e ancora più buono è. Quindi aspettiamo un po' e passa già. Ecco qua, oi vaiù, sono passate tutte le ore necessarie, lo vedete, tanto bello. Sapete perché poi si chiama anche insalata di rinforzo? Ammettiamo che alla vigilia, a Natale, non viene consumata del tutto. Siccome rimanendo sotto aceto gli ingredienti non vengono subito persi, si può sempre rinforzare, quindi praticamente ci potete mettere ancora una volta un po' di papacello, un po' di olio e la recuperate. Però voglio che questa è un'insalata che veramente non può proprio mancare nelle case napoletane. È uguale se siamo lontani dalla nostra terra, l'importante è essere felici con la famiglia. Voglio spettacolare, e alla fine lo muro. Voglio buon Natale a tutti, siate felici con le vostre famiglie, abbracciatevi, fate le ricette tradizionali e cercammessa quantomeno è possibile con i telefonini in mano. Ritorniamo ai tempi di una volta. Abbracciamoci e volimoci bene. Buon Natale!